Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo oggi vorrei parlarvi un po' dell'attrezzatura, foto e video che mi porterò nel mio prossimo viaggio in Perù. Un viaggio che durerà 12 giorni con un cambio di albergo, di hotel ogni singolo giorno. Per cui dovrò viaggiare abbastanza leggero, infatti non mi porterò nemmeno una valigia, bensì mi porterò uno zaino da viaggio. Per cui ho cercato di tenermi abbastanza leggero. Infatti quasi fino all'ultimo, sono rimasto in dubbio se portarmi dietro la Nikon, quindi una reflex, oppure la Sony A6300 che ho acquistato per il viaggio sulle Dolomiti di Brenta dell'anno scorso, e l'ho trovata una mirrorless veramente sorprendente. Non mi sarei mai aspettato una simile qualità, sia per quanto riguarda le foto ma soprattutto per quanto riguarda i video. Vabbè, la prendo un attimo. Da poco ho acquistato per la A6300 l'obiettivo Sony 18-105 mm stabilizzato. Avevo letto che nelle recensioni questo è un obiettivo perfetto per i videomaker, e che dire, l'ho già utilizzato per fare un lavoro, la userò soprattutto, vabbè, anche per le foto. Per le foto, soprattutto per i video. Per le foto, diciamo, terrò sempre questo obiettivo come tutto fare, diciamo. Poi per scatti più grandangolari, per paesaggi, roba così, ho preso un Samyang 12 mm f2 che è costato veramente poco, ho letto ottime recensioni a riguardo, per cui per avere un campo, una visuale un po' più ampia, ho scelto questo obiettivo della Samyang, per cui mi porterò essenzialmente come obiettivi e come corpo macchina solamente questa roba qua. Alla A6300 aggiungerò poi l'impugnatura della B-Grip, perché non sono un fan delle tracolle, soprattutto quelle che vengono dietro al collo e il collo te lo segano. Utilizzo il sistema B-Grip, vabbè, sia con la tracolla, ma quella che scende lungo la spalla e quindi non affatica il collo, sia per quanto riguarda l'impugnatura. E anche mi porterò, adesso che mi sono ricordato, meno male che mi sono ricordato, l'aggancio per lo zaino, per tenere la Sony sullo spallaccio dello zaino, per averla sempre a portata di mano. Poi qui sotto naturalmente ci vuole l'adattatore se voglio usare il treppiede. Come treppiede mi porterò questo manfrotto che ho utilizzato quando ho fatto il trekking del lupo nelle Alpi Marittime. Treppiede semplice ma veramente comodo, che si può estendere, come vedete. Ho fatto la video recensione, se non sbaglio, vi metto il link in descrizione. Questo qui è l'adattatore appunto per utilizzare l'attacco della B-Grip. Naturalmente poi porterò con me anche la GoPro. Ho da poco acquistato la GoPro Hero 7 perché avevo letto che la stabilizzazione video con l'HyperSmooth consente di avere delle riprese quasi come se si utilizzasse un gimbal. Combinazione il gimbal che ho utilizzato l'anno scorso con la GoPro Hero 6 nelle Dolomiti di Brenta si è rotto, per cui ho detto perché non provare un po' la GoPro Hero 7. Ho venduto la 6, ho acquistato la 7. Che dire, secondo me la stabilizzazione video non è che può sostituire, questa stabilizzazione HyperSmooth può sostituire un gimbal, secondo me no. Però io nei video che faccio mi servono riprese, utilizzo molto lo slow motion e riprese di pochi secondi, per cui a me va benissimo questa stabilizzazione. Ho già fatto delle prove e la figata della GoPro 7 sono i time warp, che realizza in un modo assolutamente semplicissimo. Tu registri, cammini, cerchi di tenere, vabbè, naturalmente il più fermo possibile la camera, e vengono fuori delle cose pazzesche, ragazzi, pazzesche. Per cui mi porterò la GoPro Hero 7, alla quale abbinerò, vabbè, naturalmente il frame che era in dotazione con la GoPro. Dopodiché la fascia per la testa. Una volta la utilizzavo molto questa, poi quando ho deciso di dare un taglio un po' più cinematografico ai miei video l'ho un po' eliminata, perché questa dà tanto 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 il punto di vista in prima persona,
che ci può anche stare, certo Nevi, ma una volta non facevo altro che usare questa, quindi l'ho un po' tagliata, però non si sa mai, metti che mi devo tuffare da qualche parte in Perù d'inverno, non so dove, però vabbè. E poi insieme mi porterò, credo di portarmi l'asta, che questa è tantissimo che non la usavo, anche perché dopo che avevo preso il gimbal per la GoPro Hero 6 praticamente non l'ho più usata. Questa con la GoPro 3, Hero 3 Black, l'ho utilizzata veramente tantissimo, per cui ho deciso di riesumarla. Poi mi porterò dietro anche questo aggeggino che era nella, con la GoPro Hero 7, momenti mi vola. Praticamente è una clip di fissaggio che permette di fissare per esempio la GoPro su un cappellino oppure sulle braghe. Non ho ancora avuto modo di... è volato, dicevo, non c'ho voglia di raccoglierlo, non ho ancora avuto modo di provarlo, per cui ho detto me lo porto, sai mai che. Poi insieme alla GoPro Hero 7 utilizzerò anche i filtri ND, vabbè lo saprete, però praticamente se riprendiamo a 25 fotogrammi al secondo ci serve un otturatore di un cinquantesimo di secondo, e se riprendiamo a mezzogiorno sotto il sole non potremo mai utilizzare un cinquantesimo di secondo, a meno che non utilizziamo i filtri ND, e quindi è per questo che me li porto, un ND16 e un ND32. Sulle Dolomiti l'anno scorso ho utilizzato prevalentemente questi, per cui rischio e mi porto solamente questi due, se no ce n'ho, c'ho una borsa che è piena, ma appunto per questioni di spazio. Anche perché lo zaino da viaggio che ho, della Thule, adesso non ho lo zaino principale da farvi vedere, ma vabbè, praticamente appunto si compone di due zaini, uno più grosso da 50 litri e uno più piccolo da 20, che sarebbe questo. Praticamente io questo lo userò come bagaglio a mano, mentre invece imbarcherò in stiva l'altro zaino, e qui dentro ragazzi sì sono 20 litri, ma poi tenendo conto che lo userò anche come zaino per le escursioni giornaliere, sì c'è spazio, però bisogna essere un attimo oculati nel gestire lo spazio di questo zainetto. Mi sono dimenticato di metterlo qui nel mucchio, adesso ce l'ho, non ce l'ho a portata di mano, comunque naturalmente per l'obiettivo della Sony, il 18-105, userò anche lì un filtro ND della Gobe, una marca che ho già avuto modo di provare l'anno scorso sulle Dolomiti, quando ho utilizzato insieme alla Sony il Sigma 19mm 2.8, ho comprato questo filtro ND variabile, che per fare i video l'ND variabile è fondamentale come saprete ormai, e mi ci sono trovato veramente bene. In più ogni volta che comprate un accessorio della Gobe loro piantano una serie di alberi, e quindi diciamo che fate anche una buona azione comprando da loro. Sì, poi non ve l'ho detto, io ho comprato questi due nuovi obiettivi, il Sony e il Samyang, e ho venduto il Sigma 30mm 2.8 e il Sigma 60mm 2.8, perché mi sono reso conto che praticamente non li utilizzavo, mentre invece ho tenuto il 19mm 2.8, che è un obiettivo fantastico, lo utilizzo, molto luminoso, appunto 2.8, e lo utilizzo soprattutto col gimbal per fare lavori eccetera eccetera, mentre invece non ve l'ho detto, il Sony, o forse sì non mi ricordo, il Sony 18-105 ha un'apertura massima di f4. Capitolo batterie, per quanto riguarda le batterie sono un po' in dubbio, nel senso che ho tre batterie per la GoPro, con il box per ricaricare, e sempre tre batterie per la Sony. Sono consapevole che sono batterie, sia quelle della Sony che della GoPro, che vanno giù in un batter d'occhio, naturalmente è relativo carica batterie, e per cui non so se acquistare ancora due batterie per la GoPro e due batterie per la Sony, perché il mio dubbio è che cambiando hotel ogni sera, poi non so a che ora arriveremo in albergo, a che ora ci alzeremo, molte volte ci dovremo alzare presto, magari non ci saranno abbastanza prese per tutti, ho un po' paura di non riuscire a fare in tempo a ricaricarle ogni giorno, per cui non so sinceramente, ora valuterò proprio qualche giorno prima della partenza se acquistare ancora delle batterie. Certo, naturalmente poi mi porterò anche un power bank, però mi rendo conto che un power bank, anche se questo è da 20.000 mAh, non può bastare per ricaricare tutto per 12 giorni, quindi poi mi porterò anche una torcia da testa, questa della Wotak è bellissima perché vedete la tirate via e può essere utilizzata anche come torcia a mano, ho fatto un video su questa torcia, magari ve lo linko in descrizione così andate a vedervela, ma non mi sono accecato. Mi porterò anche una batteria di riserva, la cosa figa è che queste batterie, queste pile hanno la presa
micro USB, quindi si possono ricaricare tramite cavo USB. Per la Sony mi porterò anche il telecomandino a scatto remoto, magari se voglio realizzare qualche scatto in modalità bulb. Poi ragazzi, un po' di cavi vari, tipo C, perché la GoPro e il mio cellulare funzionano col cavo di ricarica di tipo C, e un po' di cavi classici USB, che non si sa mai, tanto spazio loro non ne occupano. Poi mi porterò un hard disk portatile da 1 TB, vabbè, col cavetto, e poi con questo aggeggino. Ragazzi, io ho visto per caso un video su YouTube, non mi ricordo più di chi, di un ragazzo che presentava questo accessorio. Praticamente qui abbiamo una presa di tipo C, tu colleghi il cavetto al cellulare, qui vedete che sono presenti delle porte USB e delle porte per scheda SD e micro SD. Praticamente se io riempo la scheda di memoria non faccio altro che collegare il cavo al cellulare, l'hard disk lo collego tramite la porta USB qui presente, inserisco la scheda SD e tramite il cellulare posso trasferire le foto dalla scheda SD all'hard disk. Io non so se questo accessorio lo conoscevate già, ma per me è stata una scoperta incredibile. Ero in dubbio se acquistare ancora altre schede di memoria, però ho scoperto questo, con 9,90 euro sono a posto. E già che le ho citate, capitolo schede di memoria, come potete vedere queste sono quelle che mi porterò. Abbiamo 2 schede da 32 giga, 3 schede da 64 giga, qui vabbè sono 2 perché una la sto utilizzando per registrare il video, altre 2 schede da 16 giga, e poi per la GoPro ne ho queste 2 che sono una da 32 e una da 64, e poi un'altra da 64 che però al momento è all'interno del drone. E poi niente, vabbè, l'adattatore da viaggio classico, questo non può mancare, e poi vabbè il kit pulizia, la carta di riso per pulire le lenti, la pennina e la pompetta, che me la sono dimenticata, vedi? E poi diciamo tutti questi accessori, dov'è che li infilo? Non è che li butto a caso nello zaino, no. Ho comprato questa borsa da viaggio della BagSmart, e praticamente qui all'interno sono presenti, conoscerete credo, però non ho mai avuta una e devo dire che è veramente una figata. Sono presenti tutte queste piccole tasche, questi elastici che sono perfetti per inserire i cavi di ricarica eccetera eccetera, e tenerli tutti in ordine senza che si formino nodi, che si mischino tra di loro, e devo dire che è veramente una figata questa borsa. Ho già fatto la prova, ci sta tutto alla perfezione. Certo, una volta che è piena è un po' cicciotta, però almeno ho tutto in una borsa, la posso mettere nello zaino, e quando utilizzerò lo zaino per le uscite giornaliere magari mi porterò dietro solamente lo stretto necessario, quindi la camera, le batterie, e i cavi invece li lascerò qua dentro nello zaino più grande. Questa borsa anche, vabbè, ve la faccio vedere rapidamente, poi se volete un video a parte magari ve lo faccio, a questa tasca esterna qui davanti ha altre due tasche come potete vedere, poi principalmente ha 1, 2, 3 e 4 scompartimenti, qui abbiamo delle tasche un po' più grosse, mentre qui invece abbiamo la zona con gli elastici dei quali vi ho parlato poco fa. E che dire, un acquisto azzeccato, magari vi lascio il link in descrizione per acquistarla su Amazon. Che dire ragazzi, questa più o meno è tutta l'attrezzatura che mi porterò dietro. Negli ultimi 2 anni ho fatto 2 viaggi camminando sulle Dolomiti e ho imparato che meno cose ti porti meglio è. Primo viaggio sulle Dolomiti mi ero portato un casino di roba, tra l'altro dormivamo in tenda, quindi uno zaino che pesava più di 20 kg. E ho detto mai più, pensiamo con giudizio a cosa portare, e tutto sommato mi pare di essere stato abbastanza minimal, anche perché poi se c'hai troppa roba anche nello zaino cerchi una cosa, è in mezzo a 2000 altre cose, fai un casino esagerato, per cui less is more. Bene ragazzi, io spero che questo video possa essere risultato utile eventualmente a chi in futuro dovrà fare un viaggio in Perù o comunque all'estero e vorrà qualche consiglio sull'attrezzatura, foto e video da portarsi. Conto di fare un bel po' di foto e un bel video
come quello sulle Dolomiti di Brenta che ho fatto l'anno scorso, che spero fosse bello. E che dire, ragazzi, non vedo l'ora di partire, però come sempre cercherò anche di godermi il Perù, perché io sono uno che quando viaggia fa tantissime foto, tantissimi video. Infatti forse le schede SD sono anche troppe, però forse anche no, perché 12 giorni sono tanti, quindi anche per quello ho preso la Gegino per passare il girato da scheda SD a hard disk. Però appunto bisogna anche sapersi godere quello che si ha davanti e non sempre stare a riprendere, a fotografare, perché poi magari hai i ricordi, però non hai il ricordo di aver vissuto il posto che hai visitato. Per cui niente, ragazzi, io se riesco caricherò questo video prima di partire, partirò il 12 agosto, poi ci rivedremo credo a settembre, per cui buone vacanze e buoni viaggi, buoni eventuali viaggi se andrete da qualche parte. Ciao a tutti!